Sono qua a casa del capitano Erminio per solo una breve prova con la stilografica che lui aveva realizzato, se vi ricordate, quest'estate a Gomito, quella che noi abbiamo chiamato poi Enterprise, data la sua forma, diciamo, più simile a un'astronave che a una penna. Allora, il capitano ha portato alcune modifiche migliorative per rendere la penna ancora più performante, perché io gli avevo chiesto un massimo flusso, specialmente per le scritture gestuali in cancelleresca, che richiedono una condotta che porti veramente molto inchiostro per non avere ammanchi e una regolarità di flusso ottimale. E volevo mostrarvi velocemente, insomma, come va bene adesso. Quindi procedo con una gestuale, quindi molto veloce, una gestuale cancelleresca. Come vedete, mi ha seguito sempre senza nessun problema, con una velocità piuttosto elevata di vergatura delle lettere. Adesso faccio un inglese, anche lì nessun problema, dei fini eccezionali e delle ombre altrettanto all'altezza. Come avete visto, la penna è spettacolare, sia nell'uso, diciamo, per calligrafia formale che per le gestuali cancelleresche. Quindi adesso è stata, giusto per la cronaca, caricata con inchiostro nero Aurora, che è un bellissimo inchiostro nero. Quest'estate invece gli era stato montato sopra il ferrogallico, andava benissimo anche quello, anzi forse addirittura più fluido, aiuta anche a scrivere con più fluidità. Però vedete che anche con uno stilografico classico la penna non ha nessun ammanco, nessun problema, un livello di fluidità e di scrittura veramente ai massimi livelli. Quindi chapeau al capitano e niente, noi andiamo avanti con le nostre prove, nuove penne. Ok, saluto a tutti.